Alla sirena il tabellone sentenzia 55 a 75 in favore della Virtus Bologna, ma raramente si era vista una sconfitta con passivo di 20 punti accompagnata da tanti applausi. Quella dei 6.000 dell'Adriatic Arena che hanno osannato il congedo da una stagione pesarese di catarsi e redenzione, con i playoff centrati dopo 10 anni di astinenza e conquistati attraverso un'esaltante cavalcata partita dalle sabbie mobili dell'ultimo posto. Il 3-0 nella serie dice che alle semifinali ci va la Virtus come da pronostico dopo una gara 3 in cui Pesaro tiene per un tempo, salvo cedere allo strapotere delle V-nere nella seconda metà di match. In casa VL però la sconfitta custodisce anche la vittoria di riconciliazione con una piazza e una tifoseria che sa di ripartenza. In 6.000 al palazzo compreso chi non ci metteva piede da un po', a cominciare dall'ex patron Walter Scavolini in una tribuna in cui non è passata nemmeno inosservata la presenza di Valentino Rossi per una delegazione motoristica ben rappresentata anche da Pecco Bagnaia. Il sindaco Matteo Ricci positivo al Covid ha tifato da casa, ma al palazzo le istituzioni sono state ben rappresentate dalla prima volta del prefetto Tommaso Ricciardi. Per Banchi, alla sua ultima conferenza post partita, il risultato playoff non cambia il giudizio su un gruppo straordinario. Non nascondo quel briciolo di amarezza per non essere riusciti a giocare un secondo tempo in sintonia con quanto fatto nei primi 20 minuti, che non fanno altro che ribadire e confermare la grande rispetto e considerazione che ho della nostra squadra, ancora una volta pronta ad andare oltre i propri limiti per cercare di competere con un'autentica corazzata. L'esito di questo playoff non cambia niente nella mia valutazione della stagione, della prestazione dei miei giocatori, dell'efficienza di questo staff e dell'intero club, cui devo riconoscere di aver fatto un grandissimo lavoro insieme a tutta la squadra per invertire la tendenza di una stagione che stava prendendo una brutta piega. All'ottava giornata di campionato avevamo collezionato solo una vittoria, eravamo all'ultimo posto e da molti considerati forse la principale candidata alla retrocessione. Ho continuato a chiedere alla squadra uno sforzo pazzesco ogni giorno per far diventare una stagione i cui presupposti erano così negativi, trasformarla in qualcosa di unico e poi diventato speciale, e quindi sono stati bravissimi. Finisce la stagione, ma per Banchi questo campionato deve essere il punto di ripartenza per il basket pesarese. È veramente qualcosa di unico andare in vacanza con il pensiero di aver costruito qualcosa di importante, e io ritengo restituito a Pesaro qualcosa di importante. Questa è la VL che i pesaresi desiderano e questo è il tifo che i giocatori della VL desiderano. Quindi ribadisco, è un binomio indissolubile e questo è un club che va amato incondizionatamente. Quindi spero questa possa essere eredità di base, una pietra angolare su cui costruire le prossime stagioni.